Commissario, la gente si chiede 7 milioni per l'emergenza, ma poi? Poi c'è la fase della ricostruzione e non è detto che questi siano soltanto questi che possano riguardare l'emergenza e quindi assistenza e soccorso alla popolazione. La delibera del Consiglio dei Ministri parla di primo stanziamento, quindi è evidente che il governo sa qual è, non in maniera dettagliata, e saprà in maniera dettagliata qual è la situazione dei tre comuni. Lei certamente ha il polso della situazione, ha verificato lo stato dei luoghi, che impressione ha, che cosa ci può dire? Che ci sono danni, che in alcuni casi anche seri e si vedono, sono davanti agli occhi di tutti. Io in questo momento ho un'altra priorità, quella verrà un momentino dopo, ho la priorità di assistere alle persone, ho la priorità di far sì che i ragazzini rientrano nelle scuole, ho la priorità che tutta questa attività continui in una maniera un pochino più organizzata e coordinata. E poi arriverà il momento della ricostruzione, arriverà quando meno sbagliamo in questa fase, molto più semplice sarà quella successiva. Il rapporto con i sindaci? Rapporto cordiale, istituzionale, d'altronde loro sono i primi attori di questa emergenza, per cui rapporto persone disponibili, persone che si sono trovati da un giorno all'altro un'emergenza che non è mai semplice, che poi tutti siamo bravi a dire si poteva fare di più, l'emergenza non è una cosa per cui uno è preparato fino in fondo a quello che succede. Poi le operazioni le conduco io. Domanda finale, si parla di ricostruzione di case, ma l'economia che è stata veramente colpita, quali sono le possibilità per farla ripartire? Adesso vediamo anche sotto questo aspetto, perché non è pertinente all'incarico che io ho con ordinanza. So che la Regione Campania si sta attivando prima per capire un pochino quali sono le situazioni e poi vedremo un pochino i provvedimenti che eventualmente metteranno in campo.